Auveri numerose, i proquenste reiet. Auveri numerose, i proquenste reiet. Questi che state ascoltando sono canti di nonne della Bassa Engadina, messi a disposizione dalla Fundazione Cesa Planta al progetto del giovane compositore israeliano Yuval Avital, progetto complesso che si apre l'8 luglio alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano e che propone la partitura Alma Mater di Yuval Avital in dialogo con un'opera celebre, Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, una rielaborazione del segno dell'infinito, tre anelli contigui. Maestro Avital, cerchiamo di spiegare meglio al pubblico di che cosa si tratta. Dunque, Alma Mater è praticamente un quadro allegorico multimediale che prende la figura antica della madre terra, la madre che nutre, e esprimerla attraverso tanti linguaggi paralleli. Il cuore dell'opera è una foresta di 140 altoparlanti da cui escono voci di nonne da tutto il mondo. Nonne? Nonne della Bassa Engadina e nonne afghane e nonne di Okinawa e nonne siciliane cantano, pregano, narrano nina nanne e narrano fiabe. È praticamente una Cappella Sistina di voce di nonne e del canti femminile del mondo, insieme al suono dell'archetipo femminile nella natura, quindi i suoni della terra, il movimento delle vulcani, delle acque. Poi attorno a questa cosa qua c'è altri oggetti d'arte. C'è il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, forse uno dei simboli d'arte più notevoli degli ultimi anni, realizzato anche a Louvre, tanti posti, che raccoglie il segno, diciamo, del connubio tra passato, presente e futuro e crea come un grembo ideale utilizzando la materia della terra contadina locale. Ci sarà una light design creata da Enzo Catelani, il celebre designer italiano, fondatore di Catelani & Smith. Ci saranno proiezioni video delle leggendarie Etoile della Scala e poi ci saranno tre merletaie sempre che creeranno un tessuto di pizzo di merletto durante tutti i due mesi dell'opera, dal 8 luglio fino al 29 agosto alla Fabbrica del Vapore a Milano. Ecco, allora mi pare di capire che al centro di quest'opera c'è l'universo femminile, ma certo, io vorrei capire come è nato questo progetto. Io innanzitutto ho avuto due nonne favolose che mi hanno cambiato la vita e mi hanno toccato profondamente, quindi quando ho iniziato a pensare anche in concomitanza con l'Expo al nutrimento e quindi alla madre che nutre, quindi all'alma mater, la prima idea era di creare una nuvola di voci femminili, un po' simile alle mie opere precedenti in cui uso masse sonore di a volte centinaia di esecutori per creare un certo tipo di approccio materico al suono. Questa volta ho scelto gli altoparlanti e le voci delle nonne, a cui è cominciata una ricerca di oltre un anno e mezzo, coinvolgendo tanti centri di ricerca da tutto il mondo, a cui anche spiccano due centri di ricerca svizzeri che hanno dato contributo, e la Fondazione Cesa Planta, che prende le registrazioni di Peter Planta della Bassa Engadina dell'inizio del secolo scorso, e il Museo Etnografico di Ginevra. Quindi il pubblico può camminare liberamente in questo spazio vasto di 1200 metri quadri, perdersi, sentire tanti, tanti voci, canti, vedere le proiezioni, vedere le merletaie e in parallelo anche godere una gamma molto ampia di eventi collaterali tra concerti, eventi in dialogo anche, che a cui ho invitato alcuni artisti scelti, di creare qualcosa all'interno dell'opera. Grazie Maestro Avital, l'evento artistico è alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore a Milano dall'8 luglio al 29 agosto. C'è anche un sito che vi informa puntualmente, si chiama www.almamater.info.